Ciao a tutti ragazzi, qua è Stab e oggi vi mostrerò la mia casa montagna a pistoni. Ora partiamo con l'entrata, un'entrata molto carina, luci che si accendono, lava e una porta. Ci sarà un'altra porta, di conseguenza porta di sicurezza, e qua vi mostro un'entrata, un'uscita secondaria, giusto per uscire velocemente, dove non c'è praticamente nulla se non lingotti, cubi d'oro. Non so perché l'ho fatta, ero completamente fuori di testa, però accettatela così com'è. Ok, dopo aver detto le prime stronzate, cominciamo col tour della casa effettivo. Chiudiamo la porta, non voglio rompicoglioni dentro. Ok, metto pacifica, non voglio creeper che mi spacchino tutto il lavoro. E ora andiamo con il nostro super ascensore, che però ha anche un big fail sicuro. Scusate i cavi che si vedono, cavi, sto chiamando la roccia rossa, però è che non vuoi, è così delicato l'ascensore che anche se metti qualcosa di sbagliato poi non ti funziona più. Ok, quindi cominciamo con la cucina, ok, illuminazione, più libreria che viene in avanti, e poi anche un'illuminazione, ovvero una finestra scomparsa, che con la luce del sole rende davvero tanto, illumina benissimo la stanza, come potete vedere. È molto semplice, spenderei più parole, però penso che possa andare bene così. Una vetrata ed ecco che andiamo effettivamente nella casa. Qua c'è una stanza di passaggio, un bottone e una porta a pistoni, semplice. Ok, quindi qua è il salotto. Come prima cosa volevo farvi delle mie casse nascoste. Dovrete utilizzare un arco e quando questi sembrano dei semplici pistoni, voi direte, semplici pulsanti, ecco che si aprirà questo. Utilizzate le frecce perché se uno utilizzasse soltanto il braccino, vedi che mentre stai cercando di prendere le cose ti si richiude. La freccia invece permette di stare più a lungo. Qua una porta finestra che dà sul nulla, no? Adesso una bellissima vallata. E qua una piscinetta per rincoglioniti. Qua abbiamo un bagno molto semplice, servizi igienici, e qua le nostre terme piuttosto carine che rendono, specialmente quando è buio, perché c'è un'illuminazione a glowstone che compare soltanto quando attivi la leva. E niente, ci faccio le scopate migliori con me, sto scherzando. Ok, quindi richiudiamo il cesso, clic, e andiamo avanti. Qua c'è ovviamente il solito passaggio segreto, lo richiudo qua, che figura di merda. Qua c'è un tavolo di lavoro con cassa e fornace, a scomparsa, e qua una luce, anche qua, anch'essa scomparsa, con delle glowstone. Poi qua ho un finto lavandino che cela un calderone con alambicco. Qua ho ideato questo semplice sistema con un'illuminazione e una leva che farà sparire l'illuminazione e ci permetterà di salire sul nostro letto, che così è un po' difficile. Cioè, quando con i pistoni che vengono in avanti noi potremo saltare sul nostro letto e quindi andare a letto senza troppa luce in faccia, ovviamente. Qua ho una simpaticissima stanza per l'incantamento, che se mi è uscita anche piuttosto bene, devo ammettere, e niente, qua un'altra passaggio segreto con della lava. Come facciamo? Nuotiamo? No, utilizzeremo una torcia rossa da mettere esattamente qua e delle scale magiche ci spunteranno fuori. Poi qua ho utilizzato un sistema molto carino per attivare il portale, ovviamente fail la prima volta e la seconda invece funziona. Lo spacchiamo perché mi sta sul cazzo anche il verso che mi fa paura. E con l'arco, stesso principio di prima, quindi dell'attivazione a lunga durata grazie alla freccia, che figata la 1.4, scendiamo. Qua abbiamo le nostre piantagioni di canna, marijuana, tutto c'è dentro, canapa, qualcosa, no scherzo, questa era cocaina. No, cosa molto semplice, poi in creativa a me non me ne fotte un cazzo del cibo, però solo per farvi vedere qualcosa di carino. A proposito della piantagione di cacao, ho un tutorial là sul mio canale nel caso vi interessi. Molto semplice se non l'avete già visto in giro da qualche parte. Quindi questa era la mia sala, carina, l'ho organizzata molto bene, senza criteri particolari.
Questa casa ci ho impiegato un po' a costruirla, ora prendiamo la nostra freccia, si richiuderà alle nostre spalle. Trac! Bella. Questa casa ci ho impiegato un po' a costruirla, però devo ammettere che mi sono divertito molto. No, scherzo. Scusate, ho fatto un fail con la registrazione. Mi stavo dicendo appunto, ci ho impiegato un po' a costruirla, mi sono rotto il cazzo a scavare nella roccia nuda. E le ultime particolari come i bottoni di legno. Ad esempio, la cosa che farò vedere adesso, li ho fatti solo ultimamente. Questo è un elevatore, una specie di ascensore con molto figo secondo me, con i carrelli, che però permette soltanto di salire e scendere, secondo me basta mettere dell'acqua in fondo e lanciarsi a peso morto. Però è carino, secondo me è molto, molto finto perché non penso che uno possa farlo veramente, però ecco. Ora vi farò vedere una cosa per uscire, una piccola stronzata e niente, questa vi farà capitombolare fuori da casa mia. Non so perché l'ho fatta sinceramente, però era una di quelle uscite di emergenza nel caso qualcuno entrasse in casa mia e io dovessi scappare. Quindi ora ci lanciamo giù secondo il principio che ho detto prima, questo molto realistico. E risaliamo alla main room, ovvero la sala principale. Qua in penombra e richiudiamo con classe. Ok, ora vi faccio vedere la vera uscita di casa mia, che ho realizzato proprio una delle prime cose, sempre con i carrellini, però utilizzando questo tipo di rotaia, che mi farà salire il pistone, questa che una volta che salgo mi farà salire il pistone, quindi fare una discesa pulita, cosa che non avverrà perché ho failato qualcosa, però il principio è quello. Grazie a tutti ragazzi di aver guardato il mio video, e grazie anche a Italia se l'ha pubblicato, e sono molto contento di cosa ho realizzato, e proprio così. Spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto, iscrivetevi.